Mazzi che sta spammando. Adesso crasherà il tavolo perché è un chiaro sfere disco, sì. Siamo live, incredibile. Incredibile. Connessione eccellente, che roba la gigabit, signori. Adesso lo mettiamo su un po' di gruppi. Guardate che palla gigante, Mazzi vuole, ci tiene proprio a far crashare tutto prima che parta. Io la butto nella schiantosfera la palla, quindi ritorna su. Poteva mandarla live, vero? Non doveva solo registrarla. Sì, possiamo mandarla live. Perfetto. Tanto non è che stiamo parlando proprio. Pare che poi le liste sono consegnate tipo ieri, quindi. E allora. E mi fido abbastanza della persona a cui le hanno consegnate. Perfetto, ma più che altro penso che chiunque conoscesse un minimo Mazzi sapesse dove giocava. E invece. Zem è stranamente in ritardo. Sì. Ma allora, dov'è che stai puntando tu come visuale? Il mat nero. Il mat nero. Tenendo allora, in alto nello schermo il timer. Sul mat nero possiamo mostrare le carte con cui noi faremo gli allenamenti, perché non siamo come i poveracci delle altre nazioni, e quindi faremo gli abbinamenti con le nostre bellissime carte made by Fabrizio Furchi, carte che il buon Mazzi sta toccacciando come suo solito, perché toccaccia qualunque cosa, e made by Fabrizio Furchi, con un'aggiuntina mia questo pomeriggio all'ultimo secondo di nome della fazione scritta, onde evitare confusioni tipo Cracovia o fraintendimenti con le altre squadre in stile in stile Zagabria, dove poi alla fine c'era qualcuno che faceva il gioco delle tre carte usandone sei. Inutile dire che saranno i nostri avversari questi che facevano. Che gioia. Io dei nostri avversari ricordo sempre un decimetro che si teletrasportava da un lato all'altro del tavolo durante lo schieramento. Beh, questo è. Quello è X-Wing potere. Classico, però proprio classici intramontabili del gioco. Dato che io non vedo, sono dritto o devo girartene verso di te? No, girale ancora, girale verso il basso, tieni conto che il timer così. È in alto, dall'altra parte? Ah, il timer è in alto, allora ero giusto così. Esatto, perfetto. Ok, quindi vediamo che sono le carte che sul dorso hanno il simbolo. Se hai voglia di tabbarle, anche Wookie. Se vengono grosse. Ah no, devo farlo io, perdonami. Hai ragione. Quindi adesso andiamo qua e facciamo questo. Sì, guardate che belle. Se me le flippi le faccio vedere anche grosse. Se no le posso scalare. Ah, guarda che bello. Guarda che lusso. E facciamo una flippata per vederle. Niente faccioni a questo giro, siamo un po' tristi, ma ci rifacciamo niente faccioni perché comunque fanno male. Poi adesso parlerò con Fabrizio, dobbiamo pimpare assolutamente tutte le navi del team per mettere soggezione alle altre squadre. Sento. Grazie. Buonasera. Grazie Mazzi per aver bestemmiato per iscritto mentre siamo in live, ti voglio un sacco bene. Io mi dissocio da quello che ha scritto Mazzi, anche se chiaramente ci toglieranno di nuovo anche questo video. Ormai dopo Zaramella che entra bestemmiando è andata così a discendere, ma va bene. Scarfone, come stai? Già la live da poter vedere. Siamo già in live, siamo in live su YouTube. Se qualcuno tira uno scappellotto a Mazzi. Ok. Per vedere la partita? Vado su YouTube. O qualcuno me la. Ah, siete. Aspetta che sto rimandando il link Discord ai due biscari. Me ne riesci a streamare qua? Ci provo, ho 300 cose aperte, spero che non mi infici troppo la connessione. No, te la streamo io, aspetta. Okay. Fantastico. Così tanto non sprechiamo tutta la. Allora, mentre voi siete lì che osservate, riuscite a dirmi i colori delle navi così le coloro. Certamente. In diretta? Arrivo subito da lei. Perfetto.
Allora, abbiamo Mazzi che gioca con Jessica, bella zozza e un po' asiatica pava. Color? Rosso. E ce l'abbiamo, rossa. Poi abbiamo un Red Squadron Expert giallo, un Red Squadron Expert verde, quello giallo e quello con R6 di 8. Okay, e ricordiamo cosa fa? R6 di 8 è quel droide che praticamente quando la nave che lo possiede fa un attacco, può ritirare un numero di dadi d'attacco pari al numero di navi amiche a raggio 0-3 che hanno il difensore nel loro bullseye. Se, è praticamente scritta così, sembra che devi essere nato, che ne so, in luna calante sotto il segno dei pesci. In realtà tutto sommato funziona. Avendo tante navi probabilmente può funzionare. Allora, colore invece di Finn Rose cosa abbiamo? Finn nel suo essere afroamericano è blu e Rose nel suo essere asiatica e donna è rosa, così. Mi piace questo politicamente corretto utilizzato da Mazzi. Niente da dire. Diciamo che o forse che altro... aderisce agli stereotipi di genere. Parleremo anche di questo in questa esatto. Live. Cosa ne pensate degli stereotipi di genere? Il nostro Mazzi non binario. Adesso la vera domanda è: perché TTT non mi colora le pod? Ah, non lo so. Comunque quella di ah, okay, perché sono due navi diverse. Sì, no, non me le colorava sulla grafica. Adesso l'ho fatto. Per dire la verità, Rostaico è più fucsia che rosa. Va bene, abbiamo usato un colore riconoscibile. Dall'altra parte invece cosa abbiamo di colori e di dall'altra navi? Parte abbiamo il barone dell'impero rosso ha disciplinato e i tracer. Il okay, barone dell'impero giallo ha... Cosa corriamo qui? Quello giallo cos'ha? È il missile che prende i TL, giusto? Anche esatto. Il giallo ha i tracer. Esatto, giallo e rosso hanno i tracer, okay. Mentre invece tutti gli altri hanno i procket. Dammi i colori solo che sono sulle due schermate, non vedo. Verde, blu, fucsia e marrone. Quindi abbiamo... No, fermi. Quindi abbiamo il barone marrone. Questo è un classico. È un classico barone marrone. Io, fossi in te, cambierei il nome del baron marrone sulla grafica allora, di... Mi piace di che tu creda come... che io sia in grado di fare queste cose. Quando... Clicchi sul nome e lo fai. Sei navi per il buon Zemmotto. Ragazzi, per da me è tutto nuovo, era Miccio che si occupava della parte tecnica, ma mi ha abbandonato al mio destino. Ti ha abbandonato al tuo destino, ti ha abbandonato a commentare la serata più divertente della storia dell'X-Wing italiano, in cui andremo anche a commentare con gusto i gruppi in cui ci hanno infilato. Allora, secondo voi sono entrati gli altri due, nonostante gli abbiamo mandato al server? Sì, sono entrati, perfetto. Sì, sono sul tavolo 1. Fantastico. E via, comunque dicevamo, commentiamo anche un po' di gruppi XTC. Esatto, allora io partirei, visto che loro stanno... Allora, la partita sarà di una noia mortale, probabilmente, perché c'è Mazzi che sta piangendo dal momento in cui sapeva di dover giocare questa partita, quindi da 5 giorni che piange. Quindi giocherà iperconservativo. Sì, effettivamente non sembra una partita bellissima per il per Mazzi. Difatti, quando li ho abbinati, l'ho fatto perché io abbinavo dalla parte di Zemmotto. Allora, iniziativa ce la Mazzi e loro pretendono che io sappia come si mette. Aspetta, adesso vediamo. In alto di fianco al nome c'è scritto first player, mi sembra. Piaccia su Zemmotto? Sì, E poi fai promote. Devo promuovere Zemmotto, sì, hai ragione, sì, mi sono completamente scordato. Su Zemrotto puoi cambiare il nome, esatto. Zemrotto, esatto. Allora, facciamo partire il timer dopo lo schieramento degli asteroidi? Sì. Dopo anche la selezione dei primi dial. Perfetto. Allora, Scarfo, dimmi che gruppo vuoi sapere. Tra A, B, C, D o E? B. B, bravo. B è un bel gruppo. B, secondo me, ha la testa di serie più forte del gioco. Mm-hmm. Che è la Germania. Che ha vanta 7 giocatori che giocano tutti online praticamente da sempre. Ricordiamo chi sono i campioni in carica? I campioni in carica sono gli spagnoli, Ok. Che hanno sbaragliato la concorrenza dopo 3 anni che giocavano con la stessa squadra e quest'anno si presentano con una squadra che ha 4 su 5 delle persone presenti lo scorso anno e 3 esordienti.
Il bello degli spagnoli è che portano i gadget, se posso dirlo, una cosa che ho sempre apprezzato. Ma in realtà l'XTC, devo dirti la verità, più o meno tutti hanno portato gadget, eh? Tipo a me i lituani hanno regalato due target lock, i polacchi questa è gente di cultura, di... speriamo che il gioco online non abbia fatto perdere questa grande tradizione felice di portare i gadget. Beh no, ci sono un sacco di gadget fatti online, quindi ci sta. Con chi se la dovrà vedere la testa di serie Germania? Allora, anzitutto con la Nuova Zelanda, che non si è capito perché è lì come seed numero 2. Con l'Islanda, che... Gli islandesi allevano una squadretta. Sì, più o meno sì. La Scozia è stato il loro terzo pick, che è però una squadra di fascia 2 come siamo noi. L'Ucraina, che è totalmente esordiente nel torneo come Nuova Zelanda e Islanda, e tra le altre esordienti hanno pescato Sudafrica, che sinceramente ignoravo giocassero ai Queen, ma va bene così. Il Perù, che so che tanti peruviani ci seguono perché abbiamo alcuni followers sia come canale Defconesi sia come Starfighters Italia, abbiamo come followers Rosangela Squadron, che sono peruviani. Che pazzarelli comunque, quelli di Rosangela. Sì, vero? E poi comunque c'è da dire che hanno fatto un bel torneo l'anno scorso con il Lima Open, è stato un torneo molto seguito. E poi è l'ETU, che penso che sia la Lituania a questo punto, perché so che partecipava. Yes. Lituania che non è al suo esordio, perché se non ricordo male giocava lo scorso anno. Il capitano è quel simpatico burlone che poi giocando contro Ian all'Europeo il giorno dopo giocava 4 PS4 scam ed è arrivato tipo 4-1 all'ultima partita perché gli avversari non sapevano cosa fossero le sue navi. Non male. Che comunque è un'ottima tecnica. Ha trovato un tot di volte tante persone come sono io, che non hanno idea di cosa sia uscito dopo. Ma è mica lo stesso ragazzo che poi si è beccato contro Ian. Ma Ian è tipo l'unico giocatore al mondo ad aver giocato con navi. Esatto. Ma infatti guarda che non è come te, Mattia, perché quelle navi lì non le conosce nessuno. Cioè, quelle navi lì nella sala le conoscevamo forse io e Ian. Fine. Ma che navi erano? Allora, giocava Mastro Proch sul Tai Minerario, Cad Solus sul Fang, poi giocava Dalan Oberos, Torani Kulda, che all'epoca non si vinculava a nessuno, e l'ultimo PS4 aveva un... quest'altro? Non mi ricordo che era l'ultimo PS4, sinceramente. Dannati scam, troppi trick per conoscerli tutti. Ah, scusami, no, però me lo ricordo. Era Graz di Hunter. Non ok, sì, avrei la mia reazione sarebbe stata pari a quella di tutti gli altri, tipo che minchia è sta roba. Esatto. Comunque, tornando al Sudafrica, ne parlavamo con Zaramella qualche tempo fa e pare che abbiano in realtà tre giocatori abbastanza fortini. Mm-hmm. E quindi in realtà secondo me quelli potrebbero essere veramente le sorprese del torneo. Parliamo un secondo del fatto che Zemmotto ha pensato bene di regalare la partita a Mazzi schierando separato. Oh, è un giocatore tuo, eh. No, vabbè, devi parlarci tu con Zemmotto. Adesso gli scrivo in privato, questo di un dio. 5 dritta focus, finalmente andiamo con le manovre lunghe. No, vabbè. Forse sta provando a far abboccare Mazzi. Perché Mazzi sicuramente farà qualcosa di diverso da uno dritto. L'inganno della cadrega stiamo tentando. Secondo me Mazzi non fa una 1 dritta, sapete? No, potrebbe andare, perché ormai è troppo prevedibile la 1 dritta. Tra l'altro ci sono 10 persone che ci seguono e le saluto tutte. Ok, beh, io penso che Mazzi invece faccia una bella o 3 dritta o 4 dritta addirittura. Da quando gli hai spiegato le lunghezze di dial, I pod ce l'hanno la 4. Tra l'altro, scusatemi, mi sono messo anziché spettatore come master, quindi la gente vede tutto quello che fanno tutti, magari mi cambio. Cambiati. Vorrei ricordare che il buon Mazzi sta giocando una lista ideata da lui stesso, che ha trovato maggior gloria in
tornei in svariati, ha trovato gloria in svariati tornei, facendo anche dei buoni primi posti. Ma penso che vinto non abbia mai vinto questa lista. Sì, no, lui no. Lui no, però qualcun altro sì. Abbiamo due ragazzi che hanno vinto, un Florent Torché che ha vinto non si sa dove, e in Norvegia ha vinto un nazionale su TTS. No, ah, però stai parlando della vecchia lista, quella senza il droide, perché il droide è la novità. Esatto, sì, assoluta, sì. Non è che la lista non cambia concettualmente, è cambiata, cioè nel senso l'archetipo è quello, le finezze sono il tocco di classe della nazionale, diciamo. È l'apostrofo rosa tra le parole ti sparo con focus e target lock. Ah, esatto. Allora, tra l'altro, a proposito di doppie mod, il caro Scarfone ha avuto l'esperienza di giocare contro Luca Galasso al prestigioso torneo Star Grillers con Luca, no, che non fermi, giocava fermi, da un anno. Fermi. Fate partire il tempo. Hanno fatto partire il tempo. Sì, allora facciamo partire anche noi, via. Sì, abbiamo 15 secondi di ritardo, ma soprattutto guardate la prima mossa di Mazzi. Attenzione! 4 dritta. 4 dritta con tutto. Sono veramente bravissimo. Sono veramente euforico. Esatto, anche. Dicevamo, Scarfone, voglio sentire la tua opinione sulla lista scam / separatista che va adesso. La doppia la lista scam vestita da separatista. Ah, ok. La Django Zam? Sì, proprio lei. O come detto da Luca, la Django Zam. La Django ti sparo con doppia moto due volte, Zam. È una bella lista per avere solo due navi. È veramente una bella lista. Probabilmente non è la lista che è fortissima, ma è Zam che è fortissima. ma anche Janko fa il suo, una PS molto buona. E invece che opinione hai sullo spam di inquisitori che vediamo qua? No, sullo spam di navi in generale, non solo di inquisitori. Ci sono stanno girando come funghi ormai le liste con tante navi. Vedremo questo XTC cosa ci porterà. Io trovo che facciano perdere un po' di poesia al gioco. Ma soprattutto a giugno ci sarà il cambio ponti. Voglio vedere. Allora, probabilmente no, vi do una notizia in semi-anteprima. È facile che usciranno a giugno solo i punti relativi al Kraken. Quindi ci saranno punti nuovi per le epiche e punti nuovi eventualmente per separatisti e scam se il Kraken dovesse essere dentro qualche carta non epica, cosa che non sappiamo se è o meno. E tendenzialmente ha dichiarato a AMG che il prossimo cambio punti dovrebbe essere a ottobre. E queste, signori, sono rivelazioni importanti perché abbiamo i poteri forti in live. In autunno, in realtà, ha detto fall, quindi ottobre più una mia dimestichezza. Potrebbe anche essere novembre con un'altra uscita. Il vero problema è che a questo punto, se fanno punti in quel periodo lì, è facile che il primo ordine non vedrà le navi nuove prima di quel periodo lì. Quindi possiamo tranquillizzare tutti i giocatori separatisti, non dovete ancora buttare i Firesprite. Esatto, potete ancora giocarli. Potete ancora giocare. Esatto, e tutti i giocatori scam che giocano Zem come credo, tra l'altro. Visto che è tipo la roba più giocata del mondo. Va bene, mentre loro pensano a che cazzo fare, hanno già settato in realtà. Sì, hanno già settato, stanno cincischiando come loro solito. Parliamo del gruppo. Che gruppo vuoi, Mattia? La nazionale la commentiamo per ultima. Sì, dai, allora dammi il gruppo E. Ti do il gruppo E. Il gruppo E vede fronteggiarsi la testa di serie Olanda. Gioca Fan quest'anno. Gioca Fan. Okay. E secondo me giocheranno. Saranno forse una delle poche nazionali che non gioca al doppio first spray. Che cuore. Intanto guardiamo che Mazzi ha fatto una conversione verso il centro con tutte le navi a parte Rose. Per dimostrare che è donna. Giusto, fa di testa sua, è emancipata. Attenzione, forse ci spariamo anche questo turno. Parte la manovra di aggiramento da parte di Zebrotto. Anzic anzic. Sì. Che ha deciso di
costruire la propria tattica Guarda che arco sul dodging contro la Focus pietra. Fire, ma bensì sull'accerchiamento e l'arco dodging. Va bene, ci sta. Quando colpisce è come un martello, poi questa lista. Vedremo a fine partita se la scelta è stata giusta o sbagliata. Non mi Sicuramente piace sta molto stagionando. il posizionamento di questo rosso perché ha il problema che c'ha questo Cristo l'asteroide davanti, però che ci dobbiamo fare? Riusciamo a far vedere il dial delle E se mi spiegate come fare, sì, posso tentare. navi? Te lo faremo poi in un'altra serata, ti faccio vedere come si fa. Facciamo vedere dal pannello di controllo, poi ti spiegheremo dal pannello di controllo come Yes, si fa. ecco, imparatemi. È che abbiamo beccato l'unica serata che il povero Mitchell faceva la notte, quindi. Va bene, Salutiamo il povero no, Mitchell. esatto. No, diciamo che sicuramente il barone dell'impero non è che va su questo asteroide qua perché ha la 1 turn blu. Non è quello il Allora, occhio problema. solo che se indichi con la manina rosa loro vedono cosa sta indicando, Ah, quindi. giusto, scusami. Allora, Quindi stiamo dando suggerimenti ai giocatori qui, forse. ok, mi sono cambiato colore. Aspetta, mi sono messo il predatore adesso. Così non dovrebbero vedere un Cristo. E se vedono, amen. Buona. Tanto. Comunque loro vedono che ho la manina che si agita per dire delle cose, non capisco, non sentendo cosa dico non è che possono capirlo. Ma Zeme è telepatico, fai Comunque, attenzione. quello non lo metto in dubbio, è in squadra con me anche per quello. Detto ciò, no, non ho dubbi che sicuramente non abbia problemi il rosso a infilarsi da un lato o dall'altro con una 1 turn, non è quello esattamente il problema. Il problema vero sarà per il rosso infilarsi in una posizione in cui potrà sparare sul sicuro. Molto più probabile che poi la nave deciderà di andarsene, magari prendere un A funghi. target. Nel Esatto, di andare a mentre funghi e dalla chat comunque. Ryan ci dice che Mazzi è gender fluido e vorrebbe essere in segreto Pava. Ok, quindi lo chiamiamo Day, gli diamo dell'oro. Ok. Stavamo parlando del gruppo D. Del gruppo E. No, del gruppo E. Allora, Vai. l'Olanda che ha pescato come second seed la Francia. Vorrei I salutare tutti gli francesi. amici Che francesi che hanno perso l'Eurovision, dici? hanno perso l'Eurovision e l'hanno presa Sì. bene. Quindi Sportivamente come loro. un saluto a tutti i tifosi del Lilla anche. Dell'Illa. Squadra maschia con un nome del genere, cazzo, invece. Non so se segui il Allora, calcio, ma il poi. Paris Saint-Germain è riuscito nell'impresa di perdere lo scudetto proprio con Lilla. Meraviglioso. Non seguo il calcio minore, quindi non quello francese. Detto ciò, Comunque. oltre alla Francia si è trovato nel girone il Messico, esordiente, la Danimarca, esordiente, la Svizzera, tutt'altro che esordiente, perché comunque ha fatto l'anno scorso il torneo e aveva una vaga idea di che cosa facevano, la Serbia, che tutt'altro che esordiente, cioè dalla prima edizione, non si capisce perché è finita in un seed molto basso la Serbia, però quel girone non sarà una cosa piacevole, e un super esordiente che potrebbe essere anche lui una rivelazione del torneo, come il Giappone. Faccio notare che tutte le volte che c'è qualcosa con delle nazionali di mezzo, il Giappone finisce sempre nel girone con l'Olanda. E se fosse stato il Belgio, sarebbe finito nello stesso girone. Succede Ma sempre. quindi non c'è il Belgio a sto giro? Ma non c'è mai stato il Non Belgio, c'era, in ho dei ricordi vaghi allora su realtà. Il altri stati. Benelux. No, non c'è mai stato il Belgio, ragazzi. Sei sicuri? Vabbè, controlleremo. 100%. Allora, io ne ho fatti due di XTC e non l'ho mai visto il Belgio. Allora, mi ricordo Signor male Zanco, ci può ricordare dove possiamo trovare eventualmente questi gruppi? Se c'è un Ma sito io web non. o c'è un gruppo Facebook? C'è sicuramente il sito web dell'XTC, che dovrebbe essere xtc.me, una roba del genere. Comunque dopo ve lo giriamo, ma sicuramente pubblicheranno sui gruppi internazionali e in giornata pubblicheremo anche sul gruppo italiano. Penso che Piffo comunque stia producendo e sistemando il sito in questi giorni, anche perché devono uscire tutte le liste, tutte pubblicate entro settimana prossima. Quindi avrete modo di guardarlo. Poi magari stasera, stesso tempo, vi posto comunque la fodola che sto consultando io per dirvi come sono i gruppi. Intanto, Ok, guardiamo questa parità. Diciamo che Zem ha quindi fatto non male. sappiamo i nomi dei giocatori, giusto? I nomi dei giocatori li sappiamo andando a vedere sui gruppi internazionali,
le squadre che sono state presentate attraverso una presentazioncina come quella che abbiamo fatto noi. Okay. Quindi c'è una sorta di PowerPoint o un PDF con tutte le persone pubblicate. Parliamo della partita un secondo. Carino il posizionamento invece del barone dell'impero rosa. Sì. Che secondo me con una bella uno turn sì, in posizione è in grado per di tirare il siluro, esatto, è in grado, dovrebbe essere in grado di tirare il siluro più o meno dove cazzo gli para lui, a meno che il buon Mazzi adesso non sfoderi la sua arma segreta. Guardate questa manovra di abbraccio, come sta abbracciando il campo il buon Samuele. La manovra segreta di Mazzi sarebbe fare anche lui la turn e andare a scopare quello rosa. Allora, se fa la turn, allora Jessica va sul sasso. Vabbè, ma i sassi sono per le persone. Cioè, aver paura dei sassi è per le persone deboli. Lo so, però deve andare. Cioè, ci va proprio sopra. Ma ricordiamo che Terminello ci slammava sui sassi, eh. Beh, ma Terminello è un professionista, di che cazzo stiamo parlando? No, infatti. Allora, potrebbe fare la 4 dritta. Super fast. O la 3 dritta con Finn e la 4 dritta con gli altri. E invece decide che se ne sbatte il belino e che va a prendersi il rosso, perché questo turno qua il rosso deve scappare da qualche parte. Però anche il blu secondo me non passerà un bel quarto d'ora. Qui si vogliono mettere punti subito e siamo contenti perché a noi pensavamo piace della gente che spara che... Se riesci a non muovere troppo la trifama. Ah, ce l'hai con me? Stai muovendo tu? Sono io che streamo. Salutiamo Vito che ci saluta tutti. E poi Ryan ci dice che c'è un gruppo italiano che tratta la 1.0 volendo dove spammare la roba. Davvero? Giusto per sapere, chi è il capitano della nazionale 1.0? Non si sa, andiamo avanti. Secondo me è Nicolas. Giusto. Che tra una partita di Magic e l'altra si dedica anche tra l'altro a grande gossip, Nicolas è ancora vivo e forse me lo porta a fare un torneo di Legacy a Empoli a luglio, così estemporaneo. Ah, fatemi capire una roba, il barone rosso ha fatto uno bank lì, sì? Perché è stressato, perché ce l'aveva da prima, perché non ha tolto lo stress ancora, credo. No, ma non è una bank quella, è una bank. Sì, si è fatto una bank. Perché? La bank è una turn? Perché se andava dritto pigliava una pietra. La turn è blu, giusto? Mm. Sì, la turn è blu, però in effetti con la bank lui può adesso può fare un'altra uno bank e esatto. Prendere focus e invece barrollerà. Perché qui siamo perché dei deboli, qui siamo proprio dei deboli. Ma perché ha barrollato? Qui non si vogliono tirare i missili. Ah no, vabbè, c'è i tracer, in realtà gliene frega relativo. Però boh. Forse si è tolto dal range di Finn. E anche da quello di Pava, quindi in realtà potrebbe anche avere senso questo barrel. Forse si prende solo 3 navi. Esatto. No, forse 4. Forse no, 3. No, ma perché il barone rosa non ha fatto la 1 turn? Qui ci stiamo cacando sotto, cos'è questa roba? Ma era meravigliosa la 1 turn, che cos'è? Cosa sta facendo Zemmotto? Zemmotto si sta facendo prendere paura dal potere di Mazzi del pianto. Questa è la verità. Beh, non è stata una manovra completamente sbagliata. Facendo così lui ha detto, se Mazzi si gira sul rosa, io faccio barrel sulla sinistra e poi me ne vado. Esatto. Invece così mi posso riposizionare per andare un po' più aggressivo oppure rimanere. Allora, non è andato committato, sono d'accordo con te. Però, allora, il verde tirerà al siluro. Non ho capito perché si è avvicinato. Perché probabilmente la range 3 non poteva tirarlo, range 1-2 quel siluro lì, se non sbaglio. Sì, questo lo so, però mi sembrava tranquillamente all'interno del range previsto. No, non sono sicuro, Secondo me, contando che la nave è messa lateralmente, prima non c'era. Tanto deve prenderla nel bullseye. No, infatti, però prima credo che fosse range 3 nel bullseye e range 2 nell'arco. Ok, mi fido di te perché io non ho molto l'occhio sul bullseye delle navi piccole.
Invece questa è una bella mossa perché... no, no, potrei però darti barollate una notizia indietro, incredibile, il bullseye delle navi piccole, quello delle navi medie, quello delle navi grandi... È tutto uguale, lo so benissimo, perché, però è la basetta attorno. Allora Scarfone, questa è tutta un tuo esercizio di retorica, qui non siamo teorici del pallone, qui siamo allenatori pratici. Giusto, giusto. Poi siamo il mazzone che... Dove non c'è spazio per Lele Adani in questa cabina di commento. Giusto, giusto. Esatto. Comunque io non vedo benissimo il barone. Nel mentre, se volete, Dario Oliveri ci ricorda che vende delle promo 1.0. Se volete avere degli ottimi filtri per sigarette, potete scrivere a Dario. Parliamo del gruppo C a proposito di filtri di sigarette. Perfetto, via. Vai. Parliamo del gruppo C, che è stato rinominato, essendo il gruppo C, gruppo Commonwealth. Perché praticamente c'è fin da dentro... Inghilterra! Manca solo Malta e l'Australia e ci sono tutte. Perché è Canada, Inghilterra, Irlanda, che ricordiamo che le due Irlande che fino all'anno scorso hanno partecipato separate e quest'anno hanno fatto una nazionale unica, come se fosse il rugby. Scozia, Galles... Direi che è una cosa bellissima. Direi che è una cosa bellissima. Si vorranno benissimo tutti. Quasi poetica. Scozia, Galles, e a rompere le uova nel paniere degli screzi all'interno della Gran Bretagna ci saranno Colombia, Croazia e una inconsapevole Finlandia. Inconsapevole? Esatto. Non sono mai stati inconsapevoli i finlandesi, sapevano tutto. Il dottor Mazzi che tira 3 hit. E Bonzemotto che fa 4 evasi per sicurezza. Non farsi esatto. Ha detto per poco, infatti. Per poco. Intanto vediamo che invece Rose però sparerà le sue due pignatte senza che l'altro possa difendere. Con un modificatore, quindi qualcuno direbbe male male modificati qua. Esatto, due dadi moddati contro 4 dadi lisci. Ah no, sta sparando al blu, fermi tutti, non ci piace sparare. Pensavo su quelli che non moddano. Spara al blu, fermi tutti. Allora c'è un reroll e sono 2 hit, quasi il massimo che potevo ottenere l'amichevole Mazzi. Cioè, molto incredibile. Evade poteva fare due critici che erano come giusto. Due hit, ma erano più belli. Vero. E però ha evaso tutto Zemmotto, perché è più forte di tutti, ragazzi. È campione italiano. Fatto, due vede un occhio. Eccoli qua i critici. Zanco li chiama e i critici arrivano. Due crittoni. Ha fatto due occhi, un evaso e quello che serve, no, un evaso e un occhio, scusami. No, due e occhi, quindi c'è il primo scudo che parte, mi sa. È fatta. E invece non spende, ne perde due sul blu. Carosello per Mazzi. Sì? Si tiene così in modo da difendere meglio adesso, non è sbagliato. Perde dei punti, ma non è sbagliato. Vuole tirare il siluro. E si sa che queste mosse portano sempre bene. Portano alla sofferenza queste mosse. Ah, perché vuole tirare il siluro ad ogni costo. Va bene, ci sta. C'è un reroll, 2 hit e il terzo hit con l'occhio. Quindi Mazzi praticamente sta usando tutti i suoi modificatori per provare a fare del male. Mazzi sta tirando per adesso. Ok, dovrebbe morire il barone blu, da quello che ho capito. Ok, ricordiamo che la nave va rimossa alla fine della PS, quindi avrà la possibilità di sparare. Quindi si tiene lì e sparerà il suo siluro, penso contro il giallo, che è quello che costa di più, perché anche... Non credo. Ha scelto di vivere, ha usato la focus e ha scelto di vivere. Ha scelto la forza. Ha scelto la vita. Ha detto no al colesterolo e sì al focus. Sì, a Valsoia. Ricordiamo che ci sono ancora due navi che devono sparare? No, ha finito. No, una sola, Finn deve sparare. E difatti, secondo me, non è stata una grande idea di Zemmotto, perché... No, ha finito, perché sta prendendo un'altra nave. È una PS2. Sì. Ma fin da PS2. Ah, PS2, ok. Sparano tutti i baroni. Barone giallo, range 3. Mm-hmm. Ricordiamo che il soprannome di Finn è Finn the Dream. Che male, sogno... Male. Attenzione. Tracciante dentro. Sta sparando sulla... Ha pingato?
Sto sparando su Pava, credo. Su Jessica, va bene. Jessica Pava. Allora, giusto sparare su Jessica Pava al giallo, questo sono d'accordo. Quello che... Ah, è vero, ecco perché non è andato avanti prima col giallo, perché doveva tirare quello. Il punto è un altro. E secondo me ha sbagliato fortemente a usare l'occhio sul blu. Quello moriva, però non... Probabilmente, so, ma muore beh, comunque se... perché giusto. Si spara Finn e non sparerà mai missile, quello è il problema. Che la nave si ripaga quando spara il suo missile, secondo esatto. me. Sì, sì. La devi massimizzarla per forza. No, considera il fatto che in questo caso qua potevi sparare il siluro, sul vero. Hanno preso TL tutti quanti. Sì. Allora, l'ha sparato su Finn. Ah no, è tutto su Finn, ragazzi. Praticamente una gangbang. Giusto, giusto. Secondo me così non gli dà la possibilità di portargli via la nave, che può diventare un bumper per il turno dopo. Così è tutto vero, più chiaro. In realtà tutte le navi di cosa possono fare da bumper. Muove tutto prima. Mm-hmm. Il vero problema è che se spari a Finn... Poi il turno, cioè hai ucciso 28 punti di nave, cioè fa ridere dei polli. L'altro è come se non avesse perso niente. Se lo ammesso e non concesso per tutto. Tra l'altro, Finn è una nave che ti fa sprecare tantissimo fuoco. Ecco, tipo, sto cazzo di occhio e bianco, Zemmotto. Bravo, Zemmotto, doppio bianco. Una nave sacrificata per nulla. Bene, esatto. Va bene. Invece il missile. Quindi probabilmente senza booster avevo al limite sul bullseye. Il missile può sparare tutti quanti, ma sparerà 5 colpi sul 5 colpi su 5 colpi target e focus, 5 dadi target focus. Allora, per il momento bene. Benissimo. Molto bene. Benissimo. 4 pigne e un crittone. Vediamo se Finn fa doppio bianco, rirollo, aggiungo puttanate. Ok, due occhi, aggiunge un occhio e spende focus. Quindi difende 3, quindi via lo scudo e dentro un crit. Impressionante comunque quando Finn difende 3 a caso. Così. Sì, sì. E questo intendevo con... è una nave che ti fa... Fuel leak. Adesso ok, ricordiamo che adesso Finn dovrebbe tirare un dado in meno di difesa, giusto? No, fuel leak non... No, non per aggiungere l'occhio. No, giusto, per aggiungere l'occhio gli manca il coso, bisogna ricordarglielo a Mazzi che non l'ho aggiunto. No, l'ho aggiunto adesso, bravo Mazzi, ottima scelta. Ok, quindi adesso... Prende un deplete o uno strain? Non mi ricordo mai. Un deplete. E allora attacca... No, difende un email. Quindi uno difende strain. Un email. Ok. E riprende. Quindi muore come uno stronzo. E qui riconsideriamo la scelta di Zemmotto prima. Sì, la riconsideriamo perché comunque adesso lui ha una nave che deve in più che può recuperare tirando il suo missile. Però è un morto che cammina. A livello di punti come siamo? Quanto 31 costa a 17 mezzo per barone? Scusami, 31 a 17? Yes. Un risultato quasi descoso come... Adesso si scappa e aspetta. Cioè, era Desco che vinceva 31-17. No? Sì, esatto. No, 17-0 dice Desco. O 25-17 se era necessità. Parliamo del gruppo D, che è stato rinominato il gruppo della morte. Perché il gruppo della morte? Partiamo dal presupposto che il gruppo D vede come testa di serie la Spagna campione uscente. Vai. Spagna campione uscente che prende dal SID dove eravamo noi, quindi dal gruppo di pesca dove eravamo noi, gli Stati Uniti, che possiamo parlarne male quanto vogliamo, ma giocano online molto più di tutti gli altri. Oltre ad essere anche una mezza mazzata per quello che riguarda il suo orario. Gli aggiungono Svezia, Malta, che pare avere un paio di giocatori piuttosto bravi, da quello che mi dice Bondesco. L'Australia, il Cile e l'Ungheria. L'Ungheria che è già la terza partecipazione a questo torneo. Il Cile deve versare dei contributi per le grafiche, anzitutto. Ormai è difficile. Il Cile secondo me ci odia a prescindere, ma penso che è la tradizione calcistica della battaglia di Santiago. Okay. Ricordiamo che l'Australia ha un paio di tryharder che si facevano i tornei a orari improponibili, quindi sì, anche lì sì, secondo me c'è qualcuno che ha la bella carogna.
sarà divertente da capire anche questa cosa qua. Sentito dire che in Cile giocano moltissimo alla 1.0. Sì. Allora, no. Io mi sento di biasimare Steti ribelli perché ci scrive messaggi e poi li ritira e quindi io non riesco a leggerli. Probabilmente ha sbagliato il gruppo. No, ma era proprio in chat su YouTube. E allora ha sicuramente sbagliato. E Ryan dice che Mazzi non ha pianta abbastanza perché ha già perso una nave. È vero, però ha perso quella che deve perdere. Dove andiamo a parare, secondo voi, qua? Beh. Abbiamo perso completamente Zanko, secondo voi? No, sono qua, scusate, mi sto leggendo un messaggio. Oh, c'è stata una perturbazione nella forza. Il Mazzi opta per la Talon. Il Mazzi, la Talon è un po' la mossa che lo ha reso famoso. La mossa Mazzi. Esatto. Sì. Il Talon di Achille. Questa è bella, non è male, cazzo. Si vede come una professionista. Sì. Questa è l'influenza del forchi su questo. Un occhio, l'occhio perfetto di Mazzi. Perché sono veramente delle ottime mosse. Ora bumperà con tutto. Non sparo. Vabbè. Adesso voglio vedere il rosa di Zem come se la cava. Come ne esce? Comunque non. Aia, peggio il blu, però. Il blu è un uomo che soffre, continua a piangere. No, il blu li ha superati? Ci stava? Ci stava, purtroppo. Un barrerò, che sogno, sì. Male. Vabbè, però sparerà prima di morire. Chirurgico. Chirurgico. Sparerà prima di morire, ma non sopra almeno due. E sparerà il suo missile. Probabilmente full moddato perché il rosso metterà un target lock da tutti su quello che si vuole sparare. Ok, no, il giallo amabilmente bampa sul verde e il verde lo fa rimanere lì. Il verde, che ha già sparato il suo missile, quindi ha ancora poco da dire a questa partita, sostanzialmente si metterà in mezzo ai maroni e farà quello che lo rende più famoso. Allora, il buon Sebon ha pubblicato i gruppi sul gruppo nazionale, quindi trovate che è più bravo di me. Ah no, è su Fly Better Podcast, sì, ma comunque l'avrà messo anche su quello nazionale. Ma sì, lo sappiamo che è un uomo che ha una sicurezza, quindi... E vi darò una notizia in anteprima: potrebbe vestire la camisetta negra prima o poi. Quella Defcon, il polipone colpisce. Chi ha orecchie per intendere, intenda, gli altri tutti in roulotte, per favore. Allora, il rosa dovrebbe sparare il suo siluro sull'amichevole Pava, se tutto è stato fatto come Dio comanda. Full moddato, perché il rosso dovrebbe poter mettere comodamente su Pava un target lock. Giusto? Io mi fido di quello che dici. A meno che adesso il rosa non decida simpaticamente di barrollare per sparare sul T-70 verde, cosa che non avrebbe alcun senso. In effetti invece busta in avanti e si prende il focus. Puoi zoomare un po', Miki? Okay. Sì, scusami. Ti porto con me in mezzo alla partita. Luca Fortunati ci dice che Mazzi deve soffrire. Sempre. Difatti la mia prima idea era di far giocare Mazzi contro Fortunati, che è un 50-50 indipendente. Cioè, anche se tipo... Mazzi giocasse alla 1.0 e Mazzi alla 2.0. E più o meno è così, esatto. Date un cilicio a Mazzi. Esatto. Allora, il rosa spara al blu per mettere a tacere la questione del blu. Questa è lotta contro gli stereotipi di genere e sono tre hit per distruggere il patriarcato. Ma magari fa tre vasi di mano, no, non li fa, quindi Zemmotto... Gli muore il blu, cose.
Qualcuno ha la statistica di mazzi, per favore, perché vediamo a mi fine sembra di partita aver se sapete visto come un fare. blank ancora. No, ne ho visti io all'inizio. Sì, ne ha tirati, ne ha tirati. Allora, Ok. come diciamo sempre, ricordatevi che non esistono campioni che tirano piano. Sì. Ricordiamo, lo temi, lo eviti, Ma ma il ragazzi, triplo blank arriva c'è per tutti. disciplinato, amici miei. C'è morte di un disciplinato, amici miei. E quindi c'è target lock per tutti. È un po' la festa. Quindi si risparmia un tracer ed è un po' la festa del cecchino. Una volta l'impero giocava agli assi, adesso facciamo esplodere le navi per prendere target o che sparare con le mod, ma in che tempi siamo finiti? Non lo so, però il peccato è che disciplinato non possa far prendere il focus, altrimenti adesso avremmo polpette di pava. Pava che prova a sfogare la sua rabbia sul tuo povero Ciccio Pastrocchio Rosa. Ma sì, è perfettamente integro. Va bene che non spara il barone marrone, quindi andiamo tranquilli. Uè! Attenzione! Attenzione, Pava tira di merda! Scarpone, la chiamata è arrivato. Ineluttabile. No, scusate una cosa, ma perché solo il giallo e il marrone hanno preso target su Pava? Perché il verde l'ha preso su Red Squadron Expert giallo. E il rosso su che cazzo l'ha E il preso? rosso fa la sua Rosso vita. botte. Perché poteva prenderlo sul rosa, non ho capito perché non l'ha fatto. Forse l'ha fatto, ma non lo vediamo. Mi pare essere molto estraneo, però. Allora, Pava non ha fatto un cazzo, vero? Comunque sembra di essere in centro a Bengasi. Per l'incrocio tra le Sì, navi. la quantità di navi che ci sono. È un delirio in tangenziale, Sì, praticamente. sì, sì. Ringraziamo il fatto che utilizzano 16 colori diversi, quindi non sappiamo quale squadra. Fortunatamente usano due fazioni diverse. Uè! Attenzione, sbianca di nuovo, cosa è successo? Sbianca di nuovo, ma Ma è adesso per eroico. bianco. Ma eroico, esatto. Giusto. Giusto. E quanto costa? Due. Ricordiamo il costo di eroico, per No, aspetta, favore. ma perché ti. 2 punti. Ma perché ti ha tirato solo due dadi? Ah, si sta già lamentando. Ha fatto vedere le statistiche. Eccoli. Che cane, Signori, cazzo. scrivete degli insulti in chat per chi fa vedere le statistiche, per favore. Allora, diciamo che Mazzi ha tirato 22 dadi rossi con luck score meno 2.4, quindi accettabilissimo. E 7 dadi verdi con un luck score di meno 3.3, ma con 7 dadi che cazzo vuoi aver fatto? Allora, se Bon ci accusa di esserci persi i pairing, ma io gli dico che lui sta seguendo da troppo poco questa live perché non solo li abbiamo seguiti, ma li abbiamo anche commentati. Esatto, adesso manca soltanto l'abbinamento meraviglioso dell'Italia che abbiamo pescato veramente de merda, secondo me, però va bene. Inizia a Noi non piacere. C'è temiamo anche Desco che sta tirando dei nessuno. discreti cristoni in Eh chat, sì, fa bene, è lo so, giusto. immagino. Perché alla fine abbiamo pescato. Mentre loro si sparano malamente, andiamo a vedere che cosa abbiamo pescato. Allora. Guardiamo lo scudo sul verde intanto. Allora. Ovviamente siamo finiti nel gruppo A, quindi oltre ad avere le consuete 3, 3, i consueti 6 avversari che hanno tutti gli altri, abbiamo pescato anche un avversario aggiuntivo dal cosiddetto wild card parto o Ma qualcosa siete del genere. fortissimi. No, neanche troppo, devo dirti la verità, Ma perché non riesce a tirare dentro il terzo hit. grazie a Dio aggiungerei per una volta. Zemotto scazzatissimo. Cambia i dadi al mo. Spendendo Detto poco. ciò, chi abbiamo pescato? Ovviamente la nostra testa di serie non poteva che essere la Polonia, quindi preparate le manette che arriva Zanigata. Un saluto speciale a Bartosz, per favore. Che no, lo amiamo tutti. No. Che tra l'altro aveva dei buffi, uè, eroico di nuovo, eroico. No, non può fare eroico. Ah, non ha eroico, è Pava. È Pava, tre pigne su Attenzione! Pava. Attenzione, scusatemi nel frattempo. Quindi, Zemoto con Polonia. tutta la rabbia. Il Brasile, che non so quanto sia un bene averlo pescato, perché secondo me è una cosa problematica, il Brasile. Uè, Se listano come listano 8-2-8. Magic i brasiliani è autismo puro, Lo so, però non penso che sia il problema di come listano. Intanto Mazzi prende danno è delle legnate critico. su. È riuscito il Prende damage un critico. Albrecht. Qui. Fantastico. Albrecht.
poi abbiamo pescato la Norvegia, che spero che siano un gruppo di scappati di casa inconsapevoli di loro stessi, ma ho paura che non sia così. Tre pigne su Pava, Hit It Crit, Zemmoto oh, stasera è invincibile e entrano un Hit It Crit su Pava. Guarda la velocità. Un po'. Weapons Failure su Pava. La velocità con cui volano ste carte è paragonabile sì, in base allo scazzo. Si vede che Mazzi ha quella manualità in più che non è da giocatore qualsiasi. Guarda come gira bene i critici, guarda come li fa ruotare. Come finisce il nostro girone? Il nostro girone finisce con la Repubblica Ceca, che ha la sua seconda o terza partecipazione, se non ricordo male. La Grecia, che secondo me non è un cliente da sottovalutare. E ovviamente abbiamo pensato bene di prendere la Malesia, ma soprattutto di prendere Singapore, che se non erro vanta due campioni del mondo in roster. E penso che sia l'unica squadra che può vantarlo. Aspetta, chi sono quelli di Singapore che hanno campioni del mondo? Pu e l'altro che non mi ricordo mai il nome. È il momento del. Scusatemi, è il momento del Procket su Pava? Sì. Ok, è il momento del Procket su Pava. Direi okay. Che è un ottimo roll senza il tiro. E Pava muore. E Pava. Incredibile, sparisce pure dal tavolo. Quanti danni gli avrà messo? Attenzione, loccate per favore il tavolo perché rischia il ribaltamento in fretta. Sì. Poi chiamiamo Desco in diretta, che ci deve anche dire com'è andata la sua partita di oggi con Raiolo, perché gli abbiamo chiesto di non dircelo per lasciare importanza a questo match meraviglioso. Allora Desco, se mi stai ascoltando ti mando il link per il Discord su Facebook, se già non ci sei. Desco, sì, ti mando il link per entrare su Facebook. Giusto così, indegno, va bene. Mazzi dice di essere indegno, molto bene, copriamo le scritte di Motto. Famo, capisci, ma è morta anche Rose? Scusate, stavo mandando il link a Desco. Adesco. Ditemi un po' come la situa qua. Ma mi sa che è morta anche Rose, ma non hanno girato le carte, non lo so. C'è tipo Zemmoto che ha bestemmiato in scritto, però va bene. Ah, meno male, proprio vogliono farmi andare giù il canale per sempre. Sì, esatto. L'idea è quella, suppongo. Io mi dissocio da quello che dicono questi sciamannati, sono proprio dei Defcon. Vergognoso. Veramente da quello che mi risulta abbiamo venduto Zemmoto all'orlo esterno. Ah, boh, allora è problema di Terminiello, faccio causa a lui. Esatto. Avrà notizie dal mio avvocato, che purtroppo è Luca Galasso, quindi non so com'è. Non è una ricordare il primo avvocato a trasformare le cause civili in penali. Pensavo l'acqua in vino, ma va bene, uguale. Sì, ma contro i suoi assistiti. Esatto. Esatto. Però statisticamente vince, esatto, le cause. Da una multa per eccesso di velocità... Sei dentro. All'ergastolo, esatto. Sei dentro per omicidio plurimo preterintenzionale. Esatto, esatto. Tutto bene, funziona perfettamente. Guarda come volano le carte, come stanno insultandosi le madri in questo momento. Sì, sicuramente. Grandi momenti di sport, sempre. Sì, beh, lo sport è la base. Lo sport è la base, proprio. Allora, Desco, se vuoi unirti alla cabina di commento, sei il benvenuto, tra l'altro. Sì, ma parliamo del fatto che tipo si è barattato un barone e uno scudo su un barone. Desco che è arrivato? Sì. Desco è entrato, vediamo se adesso entra anche in chat. Perfetto. Nicola, mi sentite? Sì, ciao. Ci sentiamo. Ciao ragazzi. Allora, buonasera, dottor Desco. Allora, già Zaramella ha bestemmiato una volta in live, non farlo anche tu, ti prego. Ah, non posso? Solo in chat? Solo in chat se poi, se no mi abbattono il canale con un bazooka. Allora, parliamo del fatto che Zemmoto, il mio giocatore di punta, ha praticamente sacrificato uno scudo più un barone per scambiarlo per Pava, Finn. E mezza Rostaico. E mezza anima di Mazzi. E mezza anima di
Non dimentichiamoci la mezz'anima. Ricordiamo che finché Scarfone non ha detto ma Mazzi non fa mai blank, Mazzi non aveva mai tirato. Sì, l'ha chiamato in maniera incredibile. Se l'ha smesso, l'anima di Mazzi si è spenta. Esatto, esatto. Quindi ti prego di venire a vedere le partite con noi e dire Bartosz non ha mai fatto il bianco. Cioè, pronti via. Possiamo lavorarci. Che poi dici anche la verità, tutto sommato. Se non ha ancora tirato dadi, non ha ancora fatto il bianco, giusto? Esatto, esatto. E ora una grande domanda, ma che fuso orario giocate per giocare contro Singapore? Central European Time. Ah, sti cazzi. E il vantaggio di avere un TC organizzato da Zenigata. Lupin Lupin. Quindi, cioè, tra l'altro, cosa che commentavamo in chat nazionale appena uscita sta roba qua, io dico, ma tutto il mondo parla comunque in orario Greenwich, tutto sommato, no? No. Loro, no? Noi, noi no. Central European Time, Berlino, Polonia, noi. Anche di 1938 tutto questo. I poteri forti. Ed è immediatamente 1938. La Spagna, tornando un attimo al match, dove siamo arrivati? È in zona. Ah, c'è ancora un match? Sì, beh, cioè, un match c'è, non so cosa ci può raccontare. Ah, ok. Ma allora, quanti siluri sono rimasti? Nessuno, credo. No, ce n'è ancora uno. Che non l'abbiamo... No, ecco, ve lo dite che non ho segnato. Ah, no, è morta la nave, quindi non c'è. Mi dite quindi chi ha speso i siluri? Il rosso ha solo un tracer, okay. Il sì. Giallo ha solo un tracer, okay. Il verde il siluro è andato, perfetto. Il blu il siluro è andato, ma penso sia morta la nave, sì. Il rosa siluro è andato, no, il marrone, fermi, il barone marrone che abbiamo identificato. L'eroe della resistenza anche giocando con l'impero, esatto. Esatto, potrebbe darci la soddisfazione di tirare un ultimo siluro e chiudere qua la partita, però penso che non riuscirà a tirare un non riuscirà a tirare un siluro mai nella vita. Cheat, non riuscirà a tirare un siluro cheat. A meno che a Mazzi non venga tipo un ipossia cerebrale. Esatto, nictus, cioè deve venire. Beh, ricordiamo che Mazzi ha tutto quanto stressato, quindi adesso dovrebbe cercare di deve dare. Anche lui è stressato. Esatto. Anche lui è molto, sì, lui è molto stressato. Ma parliamo del fatto che voi stamattina avete giocato la penultima partita di questa sfida tra Nazionale Maggiore e Under 21, che abbiamo evitato di rivelare il vostro risultato anche internamente alla chat, cioè non lo sa nessuno che cosa abbiate fatto, per mantenere alto l'interesse e la tensione su questo match, per vedere un attimino come andava. Uè, che manovrina di Mazzi intanto, però. Mia, che è meglio di Maverick in Top Gun, guardatelo, l'asso del genere, guarda, perfetto. Comunque, ragazzi, a prescindere dal risultato, ricordiamo che anche la nazionale di Sacchi aveva perso 2-1 dal Ponte d'Era, quindi ragazzi, ma sono manovre al limite del porno, del porno, cioè veramente al limite del porno. Ma quindi volete gli spoiler, ragazzi? No, beh, vogliamo, quando questa partita sarà finita ci dovrai dire, ma è finita data. Dai, no, beh, non è finita finché tu non credi nel cuore di Mazzi. Non puoi credere nei alla tuoi fine. Giocatori. Tanto poi Desco lo sai benissimo che non c'è sconfitta nel cuore di chi se ne batte il cazzo. Quindi no, ma non era proprio così, mi sembrava diverso. No. È rimaneggiato, ma è più o meno così. Il cuore di chi ci ha provato a sbattersene. Ok, vabbè. La ricordavo diversa, capita, cioè. Comunque, ieri sera ho perso più o meno 7 anni di vita a seguire le partite di Zara e Loss. Lo so, soprattutto quella di Loss che ha perduto malamente. No, lì è finita presto, quindi. Invece quella di Zara è stata più. Offerta. Zara ha fatto canottaggio ieri sera, ci ha detto. Sì, esatto. Sì. Si è iscritto alla canottieri del Po in. Però ha seguito la tradizione italiana, quindi bene. Attenzione, che mossa champagne del verde con una coreografia. Esatto. Incredibile. Guardando i nomi di Singapore, non c'è una vocale, tipo. Sì, tra l'altro, ma hanno due campioni del mondo in carica, vero? No, allora, no. Uno è XY, che è uno dei più forti sicuramente al mondo, ma non è campione. Ok. Era top qualcosa. E l'altro è Fua e non gioca. Ah, Fua non però, gioca. No, però hanno comunque un roster. Sì. Invidiabile. Allora, il Barone Marrone ha provato a schivare. Secondo me non lo vede nessuno, sai? Che forte il Barone Marrone.
Il barone marrone schiva i colpi, quindi probabilmente, allora diciamo che il rosa non passerà un bel quarto d'ora oggi. Anche perché Mazzi deve mettere per forza dei punti, quindi in qualche modo deve fare. Ok, 4 pigne del giallo. Anche perché è sotto di 60 al momento, che sono okay. Più o meno due baroni interi. Ma diciamo che un barone è morto adesso. Sì, l'ha appena annichilito. Perché? Grande okay. Zermotto che crasha i dadi, però. Mi dice il critico? Scudi. E critico è un Panicked Pilot. Guarda, quasi regalato, tutto sommato. Quindi anche... Vabbè, che non è che avesse altri grossi bersagli. Ci spara contro anche lei. Per il vero forza. Problema è che Rosa prima di morire non può fare un cristo di niente perché... Uè, 2 hit e un crit. Violenza. Vediamo se Rosa ci fa sognare facendo 3 evasi di mano, ma neanche per il cazzo. E quindi il Rosa morirebbe. Però, c'è sempre un però. Questa cosa fa prendere un target lock anche a mia nonna. Tua nonna ha comunque un'ottima action economy, se posso dire. Eh sì, non era proprio brava a fare le cose in action economy, guarda. Allora. Sì, ridendo e scherzando, c'è il gruppo C, che è il gruppo Commonwealth. Sì, che ha praticamente tutte l'UK e il Canada. Sì, gli mancava giusto Australia, Nuova Zelanda e... E USA. Vabbè, gli USA non sono mai stati nel Commonwealth, fortunatamente. Vabbè, però poteva fare un po' di... No, ce n'era un'altra che poteva starci dentro, aspetta, fammi rivedere. New Zealand... Nuova Zelanda... Australia... Australia... Ah, Malta, scusa. Malta! Poi noi ci siamo beccati le due wild card, Malesia, Singapore... Sì, in effetti non sono molto contento di questa uscita e nemmeno della Grecia, perché secondo me non sono... Guardate, c'è... Allora, c'è un... non ha discudato, ma... Ci sono stati 27 reroll, non ho capito veramente niente, ma va bene. Anzi, allora, mettiamo anche la colonna sonora a questi tiri. Ma continuiamo a tirare dadi. Allora, io ringrazio Scarfone che mi ha appena fatto claimare il video per copyright dopo le bestemmie. Perfetto, grazie che vanifichi tutto il nostro lavoro. Quindi posso bestemmiare. Possiamo evitarlo, grazie. Tanto ormai. Allora, abbiamo... Tanto non monetizziamo più perché eravamo giusto arrivati a 1100 iscritti sul canale di TeleTNT, per vero, potete controllare. Allora. E purtroppo hanno alzato la monetizzazione a 4000, quindi ci attacchiamo un po'. Ok. Il barone rosso tira le sue 3 pigne con target lock su una inconsapevole. Perché 4 pigne? 3 pigne. È un uomo che ci crede, o lui le tira 4 se vuoi, ok. E tra l'altro ha un al breach di sicurezza. Quindi è un po' come Natale qua. Attenzione, vediamo il barone rosso cosa fa. Non ho capito se sono finiti i danni di prima, però va bene. I danni di prima comunque... non ha fatto un cazzo, ha salvato okay. Tutto. Sì, Desco? C'è Oliver che sta facendo uno stream di commento ai gruppi, quindi dopo ce lo ascoltiamo. Ah, va bene. Beh, ma io non capisco perché il barone rosso non stia sparando. Vuoi sparare prima o dopo gli insulti alle madri? Ma no, non ho capito perché il barone rosso non stia sparando. Ma ha sparato? Forse è sparato. Non ha sparato, ha fatto missed. Hai sparato? No, è un'altra cosa. È comparsa la palla da discoteca. Che se ne mettiamo anche la musica. C'è già Scarfo, accenditi i groovy. Scarpo, smettila di farmi claimare il video per copyright. Ok, hit e crit. Ti chicco dalla chat. Fermi, hit e crit. Ah, non sono su Rose, sono su qualcun altro, sul giallo. Sull'X-Wing giallo che perde due scudi. Ok. Quindi la situazione... No, sta tirando. No, ha perso. Ah, perso. Ah, ok, bene. Allora, la situazione quindi è stata che in questo turno il barone rosa ci ha salutato. E l'X-Wing giallo ha perso due scudi. Perfetto. Un turno positivo per Mazzi, tutto sommato.
ricordiamo che c'è solo più che un missile, un proton rocket da evitare. La situazione è 95-68. Mazzi si è riportato ben bene in partita. Sì, il problema è che adesso Mazzi è tutto girato da una parte. Vabbè, quindi... questo è essere girati da un lato, è uno stato mentale in realtà. Se il tuo avversario si gira e tu sei girato dall'altro. Non è un bellissimo momento, diciamo che Ale comunque può contare su qualche bonifica passiva, però adesso è un po' telefonato, cioè parliamo di 3 o 4 coio, o in questo caso... sai che le tre Talon non sono nemmeno pulitissime? Per colpa di questo asteroide di merda. Questo è asteroid placement di concetto. Perché da un lato c'è il detrito. È un detrito, vero, quello sì. centrale? No, sì, un asteroide. Sì, sì. No, è un debris, è un debris. Il detrito non puoi prenderlo facendo una rossa, perché sennò dopo sei per due turni sei. Allora, non puoi prenderlo se sei un debole, se sei fortissimo lo prendi, spari e vadi. Due turni con lo stress male però se ragazzi. È la mano calda non ti serve avere un modificatore, quello è vero. Così. Eroico funziona se Scarfo ti pare che Pierre si sia mai preoccupato di prendere due stress? No, assolutamente no. Il San Pierino no, anzi soprattutto il Pierre quando metteva mani sui Daya nella sua testa si sentiva questo. Più o meno era questo. Posso dire, Desco, che penso di aver fatto dei buoni abbinamenti contro di voi? Ma ti dirò, in realtà noi abbiamo perso due verdi. Beh, quindi vabbè, quello vi siete fatti del male. O avete valutato male? Pietrone, incredibile. No, erano verdi, però vabbè, abbiamo avuto qualche intoppo. Pazienza. Okay, ma quanto è più che altro uno delle verdi era un match che non era mai stato provato, quindi l'abbiamo usato un po' per carburare. Infatti poi il giocatore in questione l'ha riprovato e ci ha vinto tranquillamente. E l'altra verde... brutta. E l'altra verde si è scontata con il fatto che il Loki è imbattibile. Vabbè, Loki è imbattibile, è fortissimo, cioè nel senso, è come Berlusconi. Di base, qualsiasi match contro un Nest era in realtà un rotto. Ok. Beh, ma quindi le due verdi contro un Nest erano automaticamente rotte. Adesso capisco perché i miei compagni hanno deciso di suicidarsi nelle partite contro i Nest, capito. Quindi sì, non è effettivamente impossibile vincere. Non ho capito Zemmotto perché è andato a funghi con il Zemmotto giallo. Ha optato per l'approccio conservativo. No, Zemmotto ha deciso che sta slow playando e scapperà via. Comunque, ti ricordo che purtroppo uno dei tuoi abbinamenti non è servito. Quello con te? Eh sì. Ah, davvero? Eh sì. Quindi il counter non è andato a buon fine? Eh no, è finito 200 a mezzo mace. Ma davvero? Ah no, Ashok è morto, scusate. Quindi ci stai dicendo che questa partita è totalmente inutile? Sì. Beh, ormai tanto tu dici siamo verso la fine, quindi... Ormai gli spettatori li abbiamo visti, il biglietto lo hanno pagato. Scopare il biglietto l'hanno pagato. Esatto. Hanno scopato anche Mazzi, mi pare capire. Ma in realtà sì, Mazzi allora, guarda sì. Che può tranquillamente riprenderla, perché Zemoto ha optato per... non pressare. Esatto, quindi non c'è neanche tutta questa ignominia. Anzi, vorrei ricordare che Zemmotto è famoso per vincerle all'ultimo turno. Esatto. Solo se l'avversario non attiva l'abilità di Kylo. Esatto, o se l'avversario si auto fa inserire delle navi su parti a caso del Met. Esatto. Allora, due evasi per Zemmotto che è invincibile. Allora, facciamo un giro nella chat per vedere cosa ci dice il nostro pubblico. Sì, veramente bestemmie a Mazzi. Beh, quello è sicuro. Però ricordiamo che Mazzi, io ripeto, secondo me può riprendere questa partita in qualunque momento. Si parla di meta sciame in chat. Meta sciame, ma che fantasia. Allora, intanto Zemmotto non prende un danno neanche per sbaglio.
complice il fatto che Mazzi sta tirando de merda, oggettivamente. Come è che si fa a mettere la statistica? Che mi piace questa cosa. E la posso mettere solo loro che stanno giocando. No, è una mod? No, no, devi scrivere una roba sul... Devi scrivere Rosic Modeon? Faccio di sì, gioco. Una roba del genere. Okay, scrivi okay. Galloway in chat ed esce. No, okay, no riesce... No, se... se dici Galloway esce questa qua. Devi... Non c'è questo, se dici Galloway. L'ho sentito mediamente male, ma va bene. Esatto, se ho sentito male, ma mi è parso di sentire la sigla di Ben Hill. No, veramente? Ma da lontano, però. No. C'è da dire una cosa, però. Mi è scappato quello che stavo dicendo, sono incoglionito. Importante. È ormai l'età. Caputtana. Tra l'altro, se ci versate dei soldi sul conto corrente dei TNT, vi facciamo avere un audio in cui Galloway vi canta il modo di giocare la Django Zan. Sì, è vero, abbiamo tutte e soprattutto abbiamo inciso un CD con le canzoni di Cristina D'Avena, dei cartoni animati riadattate alle versioni Django Zan. Tutte cantate da Galassu Ubriaco, quindi se ci fate avere dei soldi da Galassu Ubriaco, possiamo avere un po' di materiale interessante. Non sapete quanto una lattina di birra dalla gradazione alcolica elevata può fare il corpo di Luca Galassu. Cosa spettacolare. Ma vedremo il Barone Marrone tirare il suo missile sto turno? Vedremo il Barone Marrone fare qualcosa? Barone Marrone è lì che fa supporto morale esterno in questo momento. Allora, il problema è che probabilmente il suo missile questo turno forse potrà tirarlo sulla quota rosa asiatica del... In realtà calcola che avendo una 1 stretta più barrel roll in realtà può tirarlo quasi su tutto, secondo me. Sì, beh, io spero che Bommazzi non è che proprio stia fermo lì con il giallo. No, beh, però se conti che muove prima o va veramente contro il 3 secondo andare dritto lungo o va contro Barone Marrone, però Secondo me dovrebbe andare contro Barone Marrone per non fargli sparare il missile come vuole. Chiaro, però vediamo. Con cosa ti stressa? Un bel cancretto questa. Uno dritta, due bank, due dritta, tre dritta e la 1 bank, forse anche con la 2 bank. Se Mazzi vuole destressare, no. Il Barone Marrone lo prende a missilate per forza. Boh, può fare tranquillamente 1 bank e barrel. Sì, anche il Barone Marrone può fare uno stretta barrel, secondo me lo bank. No, ma se il giallo di Mazzi fa 1 bank e barrel, il Barone Marrone con uno stretta bamba. Non credo sì, che però essere. il giallo dia la coda a tutto quanto. È rischioso. Sciame. Sì, comunque queste liste sciame di Inquisitore hanno rovinato la poesia dell'impero. Dov'è la gente che gioca agli assi? Sì, dai ragazzi, cos'è questo schifo? Dov'è? Noi, dov'è la noi gente come che Team Italia ci siamo rifiutati di portare queste cose. Giusto. Basta. E cosa portate? C'è solo una nave che l'impero può giocare in questo momento. Ecco. Se avete portato gli assi, io sono veramente felice della vostra scelta. Certo che abbiamo portato gli assi. Bravi, finalmente della gente di cultura in questo gioco. Detto ciò, iniziamo un... guardate dove è andato il giallo, amici miei. Adesso vediamo se Zem si è fatto uccellare o no. Allora, anzitutto si è bumpato da solo il buon Mazzi, perché è un minchionazzo. Allora, attenzione. Il verde fa una bella mossa per ora. Il rosso non tanto. Il giallo non è niente male. E vediamo il marrone se si fa uccellare o se scappa. Il barone marrone adesso ha il compito di dare target lock a tutti. Il barone marrone il barone marrone diciamo che ha appena avuto le mutande del colore della sua basetta. Adesso lo sparano. Spara, arrivano barone, tre spara.
No, due sole. Arrivano tre pigne, due, solo due dentro. E Barone Marrone è eroe. Il Barone Marrone è un eroe vero, è un vero eroe americano. Rose due sparo. Dadi, due bianchi. Andiamo, vediamo retro. Questo Barone che due sta sparando eroe. Rose. Solo un crit, si sta sparando Rose dopo... Contro chi sta sparando? Contro Barone Marrone. Barone Marrone. Che prende un danno, da quello che ho capito. Sì, scudo. No. Se, mi due. Uno. Sì, solo uno. Solo. Yes. Quindi il Barone Marrone perde uno scudo. Allora, due pigne su Rose, c'è un hit. No, niente. Got nothing. Compare uno dei giocatori più cari a questo canale, che è Danny Provenzano, che salutiamo calorosamente. Madonna, Danny è uno di noi, sempre nel mio cuore, Danny. Allora, il giallo che prova e fa un crittone su Rose. Rose parrebbe ritirare due e evade. Rose evade tutto. È incredibile, Rose. Attenzione, adesso. Uno. Ma si è scaricato Zem? Sì, Zem si è scaricato. Fermi tutti. Cambiamogli le pile, vi prego. Sì, ha cancellato i dadi con violenza. E niente, si ricomincia. Praticamente in questa uscita solo il Barone Marrone ha perso uno scudo. Che cosa manca di tempo sul cronometro? Manca 15 minuti. E 15 minuti può cadere di tutto. C'è ancora una partita. Spiace. Ricordiamo il punteggio 95 Zemmotto 68 Mazzi. Eri tu che piangevi due secondi fa dicendo che avevi perso. Comunque, parliamo di una cosa interessante, tipo so che c'è il torneo di Zena che comincia a metà giugno, se non ricordo male, a fine giugno. Ora mi correggerete, io mi sono iscritto perché volevo partecipare a uno di questi tornei e vorrei che tu ti aprissi un sondaggio con quale lista devo giocare a questo torneo. Devi aprirti un sondaggio in streaming? Perché tu pensi certo, che io so come aprire sondaggi? Non lo so, mi fai da anfitrione di questo programma, non mi sei neanche approfondando. Ma ti pare che... Allora, ti ripeto, la parte tecnica la fa Michel, io di solito porto il disaronno. Tu porti il disaronno e sei bello, cioè tu dici ormai ho fatto quello e ordina i cappellini online. Esatto, vabbè. Dimmi che serve altro in questo team. No, è vero, allora, diciamo che posso chiedere online alle persone che possono rispondermi in questa maniera che cosa posso portare. Allora, abbiamo Sebondi c'è 4K. Beh, Danny Provenzano, Sciame Separatista. Sciame Separatista, che sono? No! Sì, ma perché gli date la possibilità di giocare le partite? Inventatevi qualcosa di più piccante. Se sei un vero uomo, porti la mia lista segreta. Se sei un vero uomo, giochi soltanto le Upsilon oppure cose del genere. 3 Upsilon. Le 4K mi stuzzicano, così dimostro ad Esco che sono una scelta. La smetti? Ti mando Michel a giocare le 4K contro di te. La vogliamo smettere? Attenzione, il Barone Marrone sta per... No. Che erroraccio di Mazzi, Erroraccio di Mazzi, fermi tutti amici. Questo può costargli la partita, davvero. Mi fai uno zoom, per favore, sul verde. Questo momento è triste abbastanza. Ti faccio uno zoom. Basta, faccio una convocazione d'emergenza. Lock Mazzi. Dentro, Mazzi fuori, lock dentro. Mazzi? Mazzi fuori, dentro lock. Vogliamo fare un'altra settimana di frame, quindi, a cambiare le convocazioni. Convocazione di emergenza. Mazzi ha male al dito. Non riesce a cliccare sul tasto destro del mouse. È infortunato. Queste borsiti. Alla cataratta, ma non posso giocare. Esatto. Parliamo di una cosa molto importante, del fatto che il Barone Marrone, contro ogni aspettativa, riuscirà spara. A un missile. No, non lo tira il missile. No, sto turno no, però il prossimo turno sul verde tira il missile, ragazzi. Ci sarà un altro turno? Quanto manca? 12. Non c'è modo che lo tenga fermo. Da lì non ne esce, qua. Il mitico Barone Marrone. E sono 3 hit qua per... Per l'uomo giallo. Allora,
Il verde tira 3 dadi, fa un gran cazzo di niente. Zen lancia i dadi in aria e ne vade 2 e prende 1 sul verde, che era pieno. No, aveva già perso un scudo, quindi smezzato il verde. Smezzato il verde, va bene. E quindi diciamo che Mazzi insiste sul verde, direi. Per forza. No, sto sparando al rosso, no. Sì, 3 dadi, sto sparando al verde. La sta risolvendo muovendo. Diciamo attenzione. Che Mazzi la sta risolvendo muovendo bene. Sì, lei da più nonostante i dadi, la sta risolvendo proprio così con la skills. Ma sì, la mail da Piff è quella che ti ha scritto stamattina con i dati sensibili. Sempre più liste, quindi gira close bene, il punteggio. 95 Zenbot, 85 Mazzi. Allora, abbiamo... Verde per sta ancora vincendo Zenbot, vero? Di 10, sì. Anche perché adesso più punti, perché ha appena smezzato il giallo. E secondo e può essere che il giallo anche ci saluti dopo questo turno di fuoco, eh? Quindi il punteggio attuale è 119 Zenbot, 85 Mazzi. Attenzione. Ok, probabilmente sul giallo sempre. Fate che mi ha spento, ragazzi. Vado a spiegare lì. Girami su studio. Studio. No, vabbè, rimango qui a sentire un po' di cavolate di sì. Su Mazzi. Però girami le liste che domani studio. Mi metto nel gruppo. Va. Girami anche la mail se riesci. Ricordiamo che potete sentire queste cose solo perché abbiamo i poteri forti al commento. Rosso su Rose, credo. Sì, ci crede? Faccio una planata sulla Polonia, se volete. Sì, faccio una planata sulla Polonia. Ma la Russia non partecipa? No, la Russia non partecipa perché non possono importare il gioco. Dovrebbero tipo rubarlo. Vorrei fare un saluto al mio amico Malasce. Ok, la... penso che sia morta Rose. Ha tipo preso un overkill di danni enorme. Ha preso tipo una quantità di danni senza un senso. No, è il giallo, fermi, è il giallo che è morto. È il giallo che è morto, che ha preso 46 danni. Sì, è il giallo che è morto, si è preso 2 crit. Con un bel crit shower danno. Che tutti vogliamo. Doppio danno vero. Cazzo, se la chat... Aveva abbastanza esclamazioni di Gaudio. Farò lo spoiler di una lista polacca. Ragazzi, volete una lista polacca? Allora, Danny dice: Zemba ha scordato a cancellare gli stress a tutte le navi col doppio stress. Lo fa così, Danny. È un uomo a cui piace accumulare. In realtà, c'è da qualche parte una slow one. Caso, ma... chiedono lo spoiler, signor Desco. Che ne vogliono? Vediamo la lista. Siamo curiosi di sapere la lista separatista. Probabilmente non porteranno due navi. No, vabbè. Cani che siete. Le chance. Lista... Allora vi dico la lista ribelle. Ma. La lista impero. La lista impero è. Allora, la lista impero non è una lista sciame, quindi... La lista scam, boh. Addio. La lista primo ordine, bella manota. Bella manota. Bella manota, quindi ci sarà una... La lista lista... resistenza, boh, una noia mortale. Lista repubblica... Boh. Hanno sbagliato anno. Bisogno spero di essere i torrent. No, diciamo che sono rimasti nel 2019. Okay. Mi? Giocano due assi torrent? Giocano la stessa che giocavano 2 anni fa. Scarfone, a fine live mi spieghi in diretta come si usa la token beef? No. E separatissimo. Possiamo ballare se vuoi. Separatissimo non è neanche uno spoiler, dai. Se volete, no, se vuoi ti spiego come si usa la token beef ridendo e scherzando davanti a una birra. È più facile. Allora, io non ho visto le liste, quindi scommetto adesso e desco per andare a controllare, così facciamo il gioco del 9. Scommetto adesso che l'Olanda non ha la doppia Fire Spray come separatista. Polonia?
l'Olanda. Secondo me l'Olanda gioca 5. Ma che cazzo ce ne frega? Scusa, che cazzo ce ne frega dell'Olanda? Non lo so, è bello fatto. Zero sportività proprio sta nazionale. Adesso. Cioè, ragazzi, occupiamoci qua, ragazzi. Ma noi volevamo vedere cosa giocava Fan. Qui ci sono dei fan. Volete che vi dica cosa gioca Fan? Vai. No, allora, Fan gioca 4K, no? È il suo separatista che gioca. No, no, veramente gioca 4K Fan. 100%. Beh, 100%. Fan gioca 5 Nantex. Sicuramente. Sì, gioca 5 Nantex, secondo me. Ma 5 Nantex è fortissimo, ragazzi. Lo so. Lo era da 6, lo era anche da 5. Comunque ti confermo che non giocano 5 Nantex. Ma giocano Jungle Jump. No, davvero? Non c'è più religione in questo mondo. Surprise, no, motherfucker. Hai perso. Invece Fan gioca 4K. Signori, Mazzi fa... cioè Zenmoto sbianca tutto e Mazzi rientra in partita di nuovo. Sogno. Allora, facciamo dei spoiler mirati. Vediamo cosa gioca Oliver. Dov'è Oliver? Signori, 143-101 a 6 minuti dalla fine. Sì, ma adesso parte un missile su Rose anche, cioè, se serve, se no partirà sul verde il turno dopo. Attenzione, Oliver gioca una lista noiosa. E gioca quanto sciame? Gioca 2 Delta 7 Basic col titolo pesante, Baby Anakin con Advanced Proton Torpedo e Obi-Wan su Leta con un autoblaster e Maxman e Droid del Crit. Questa lista l'abbiamo vista in un torneo Zena. Volete che vi dica cosa gioca Manzano? Non è male comunque quella lista, magari è noiosa, però se se entra bene il missilino poi Manzano così. Spoiler. Mi dicono dalla regia che anche lui è rimasto nel 2019. Rose ha preso un quantitativo di danni senza senso, pure lei, overkillata. Esatto, e Rose penso che sia morta anche lei. Molto morta, confermo. Né malata né ferita, morta. E in quest'ultimo tiro abbiamo potuto sentire l'anima di Mazzi finire di spezzarsi e sgretolarsi. Doppio danno sull'anima. Secondo voi ce la farà il barone marrone a tirare su di loro? Cioè Mazzi vorrà proseguire questa agonia? Non lo so, non lo so. 4 minuti vanno fino alla fine per forza. Dai. Manzano è rimasto nel 2019 nel senso che gioca Anakin da bambino? Gioca nella sua lista del top 8 mondiale con Baby Anakin, Ricolier e Obi Delta. Madonna, quella lista Mitchell l'ha portata avanti per secoli. Anche a me. È rognosa. Allora, che fazione volete dei Polakias? Beh, siamo tutti curiosi di sapere... quali quattro navi porta la resistenza della Polacchia? Quali quattro navi porta? La resistenza. La resistenza polacca non porta quattro navi. Incredibile, amici. Ne porta 5. Ah, ok, giusto. Quindi gioca la lista di Mazzi, in pratica, mi stai dicendo. Esatto. Sì, ma il primo ordine almeno porta qualcosa di bello. Primo ordine porta una lista carina. Poi è quella con cui Polacco ha vinto il torneo nazionale. Esiste Boneg, il primo ordine. Boneg, Malarus, Totale. Vediamo se ci sarà il Siluro, signori. Potrebbe esserci il Siluro, il missile, scusate, il rocket. Comunque la lista più, bah, insomma, neanche tanto innovativa. Ma piacerà molto a Danny Provenzano. Che è all'ascolto, quindi un po' confermato. È l'impero. Sì. In cui c'è Bader, no. Maggiore Vinder. Ah, yes. Un applauso a Vinder, per favore. Jendon. Oh, e poi Fifth Brother e Seven Sister. Dai. E allora, signori, fermi al momento del Proton Rocket sul verde. Tonso. No, prima gli spreco tutto il resto. Mi voglio no, perché aveva già girato la carica. Va bene, allora gli sta sparando col verde. Due hit e un crit di Ma. Bravo Zenmoto, cazzo. Bravo, aspetta. Vediamo un po' il Mazzi come risponde. Cioè, ormai non risponde più. Ha detto figa, hai tirato 70 critici. Sì. Ah no, ma era un tracer, non era un Anniberry. Giusto, era il tracer, così tira il missile. Era il tracer del rosso. Quindi il missile è super moddato, perfetto. Il barone marrone va a chiudere, esatto. Il barone marrone. Adesso ci sono... Due dadi a raggio 3 del giallo con soltanto il target. E poi tre dadi del verde target focus. Dopodiché dovrebbe arrivare l'amichevole missile marrone che tutti stanno aspettando. Esatto.
Allora, abbiamo hit più occhio. L'occhio viene rirollato e rimane occhio. E ma parte uno scudo, proprio, capito? No, no, dovete ancora tirare, deve ancora tirare, deve ancora tirare. Adesso va il verde. Il verde, tre pigne. Che mazzo, e si doppio prende gustosamente. Però è eroico. No, eroico, eroico, eroico. Se le prende gustosamente, tre pigne, quindi via gli scudi. E adesso è arrivato il momento che tutti aspettavamo. Scusate che mi rimetto. Barone marrone. Barone marrone. Qualcuno canti la sigla, per favore. Del barone marrone. No. Potrebbe non andare così bene, eh. Ok, sono soltanto tre hit e un crit. Che si prende tutti. Barone marrone chiude la partita. Ah, è morto, morto. Sì, l'ha lasciato ferito. Meraviglioso. Che bene. Grande era il barone marrone. Quindi, 200 a 101. Finisce la partita così. Mi confermi, Desco, che invece tu hai vinto la tua partita contro il buon Raviolo? Yes. Ha dovuto portare a casa, ragazzi, qua la squadra era nella fase critica, ho dovuto prendere in mano della situazione. Cosa giocava Raviolo? Anakin, Eita, Obi-Wan e Rico Lie, che muovevano dopo tutti. Con Raviolo abbiamo pensato, facciamo questa cosa qua, giochiamo più basso di un punto di tutti quelli che, di tutti gli assi dell'altra parte, e mi ha chiesto di essere abbinato o ad Esco o a Loss. Purtroppo Loss è scappato subito. Forse andava meglio con Loss, perché io avevo senso. Forse andava meglio con Loss, però... Tu avevi? In realtà... Avevo senso. Ah, okay. Ahsoka ha bloccato quello che c'era da bloccare e Obi-Wan e Mace picchiavano come dei cani. Mi dici cosa giocano di Scam gli amici polacchi? Torani, Giostero, Ivor e Tokil. È quella che giocavo io prima, praticamente. Senza Saggi, ma con Tokil. Sì, no, è quella che giocavo io prima senza bumper, in pratica. Allora, ci chiedono quindi il risultato definitivo di Nazionale contro vincente dell'XTC Trial. Allora, l'Italia ha malapena, ma mantiene una sua dignità, 4-3. Quindi vince Italia 4-3. Vince il patriottismo. Vince lo sport. Ma, no, ma la nazionale under 21 è contenta così perché sono stati bravi. Non c'è sconfitta nel cuore di chi se ne sbatte il cazzo. I NES hanno vinto tutti i match che potevano. No, mandiamo interamente i NES. Anche quelli non giocati, tra l'altro, hanno vinto. Sì, anche nell'altro team, tutti hanno vinto. Solo Loss l'ha perso. Ma perché giocava contro un altro NES. Eh beh, certo, perché non c'è il pareggio in questo gioco qua. Ci volevate? Di solito è stato... Sì, non vedevamo l'ora di sentire, e soprattutto Mazzi. Sì. La plomb di Alessandro, sì. Allora, Mazzi, niente bestemmie in live, grazie che me ne hanno già tirate troppe. Io ho detto che entro per ascoltare, non parlo. No, ragazzi. La buona notizia è che Desco ha vinto, quindi l'avete comunque portata a casa. Sì, sì, avevamo basse aspettative, ma completate la frase. Io ho deciso che per stasera ho fatto visto che serviva ogni mezzuccio e ogni cosa per cercare di vincere contro la nazionale, ho fatto un patto col diavolo. Pensavo avessi attivato l'abilità di Kylo, ma va bene uguale. Ho fatto un patto col diavolo. No, beh, non mi sembra di... Beh, sei riuscito a vincere nonostante la tua media bassa di hit. No. Non è che lo stiamo accendendo. No, ma i dadi non c'entrano un cazzo. È una partita che avevamo già provato in allenamento. E cioè, anche tirando forte, io non l'avrei portata a casa. Allora, Mazzi, io ti dico solo che stavi tirando benissimo. E poi Scarafone ha detto: oh, ma Mazzi, i blank non li fa mai. Da lì ho tirato benissimo in un turno. Poi è finita la magia. Raga, il secondo turno di ingaggio non ho fatto un blank in attacco. Ho vaporizzato tutto ciò che avevo davanti. Cioè, è stato ridicolo. Sì, hai tradato un barone e uno scudo per Pava e Finn. Sì, non, ma più che altro, cioè, non avevo i modificatori, ma non ne ho usato uno. Facevo due hit crit di mano così, papam, pam, papam. Vabbè, ma cioè, devi dire, io sono sportivo e li uso ugualmente. Ma infatti, ho detto, ho fatto un patto col diavolo per poter affrontare Mazzi adeguatamente. C'è da dire che dopo sono tornato in media perché ho tirato tanti blank in attacco, però ci sta, cioè. Vabbè,
Cagare, cosa sei tornato in media? Prenditi che hai giocato bene e hai vinto. Non allora, parlare di media dei dadi. Il parere, il parere di giocato... Ryan ci dice: Zem è stata veramente dura, ma l'hai sfangata. Chi è che l'ha detto? Ryan. Ryan, sì, 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 è stata durissima. Devo ammettere che quei 5 hit di Rocket. Il barone marrone, rinominato appositamente barone marrone anche in grafica. Infatti io lì dicevo, cazzo, barone marrone c'è Rocket, questo qua me lo vorrà cussare, proviamo a scappare, sono bumpato lo stesso. C'era tutto il pubblico italiano che aspettava di veder tirare quel Rocket, perché... Eh sì sì sì, al momento giusto, giusto per one-shottare l'ultimo. Comunque ragazzi, il prossimo che mi dice che resistenza è sgrava, resistenza è rotta, Ale, tutte ste mari... Rose, quanto ha sparato a Rose? Deve morire adesso, bannerò impero, in diretta impero questo server alle cose più schifose, apoetiche, deficienti e ritardate, sì, che si siano mai viste. Ti dico solo che sulla media generale tu hai fatto meno 8.7 e io meno 3, cioè in totale ho tirato male in 3. Alta ascolta, hai tirato un 3 blank di mano a fine partita che non serviva a una sega, che ha esattamente abbassato il... ma infatti ho detto sono tornato in media la necessità di evade che avevi. Ma sì, ma chi se ne frega dei dadi, sto parlando della lista, io sto parlando Ale. No, c'è una cosa importante da dire, cioè non è che la resistenza, cioè la resistenza è sgrave indipendentemente da quello che dici te, sei tu che non sai giocarla. Sì, no, ma questo decisamente, no. A parte questo, certo. Ale, stai parlando di una lista che se non ha fatta apposta per tirarti le mazzate, poco ci manca. Ma è indubbiamente per me una partita rossa, cioè ve l'ho detto, l'avevamo già giocata. Però io trovo che sia ridicolo come una lista... La mia lista fa solo una cosa, spara fortissimo, è stata pensata per giaustare e basta, e trovo ridicolo che ci sia una lista che riesce a giaustare altrettanto bene ed ha pure la mobilità, nonché più pezzi e più resistenza della mia. È vergognoso. Dopo di te, effettivamente dovrebbe essere... mettere il bullseye su delle navi PS3. Esatto. E tu giochi a PS3, lui gioca a PS3. Però ha più build. Lo so, però... Però non è che... Cioè, ha pure la build, hai capito la roba spavento. Incredibile, cioè... però scusami, Scarfo, se tu pensi ai Nantex, sì, avevano PS4, contro Assi comunque giocavi, perché giocavi bene, perché, cioè, insomma, l'abbiamo visto. Vabbè, ma perché poi in Nantex anche loro erano spalati. Non ci passa molto, di differenza... Sì, ma si vede che in Antex avevano 12 archi di fuoco, perché lo contro gli assi di gioco. Allora, vabbè, stiamo parlando di navi con dei dial diversi, con la possibilità di fare questo bumpando. Sì, ma dico, non ci passa molto di differenza, perché qui è disciplinato, che ti dà le modifiche passive, i traccianti, cioè, boh. Scusate, c'è Zemma che si sta divertendo sul campo. Sì, ma Zemma è tutta partita che si diverte. Io l'ho detto, stasera Mazzi ti stupro, ho intenzione di rollare bene, infatti. No, ci dissociamo, e noi in chat ci dissociamo. Madonna, non mi faccio più venire in chat se continuate a dirmi ste cose nel canale. Ovviamente nel gioco, ragazzi. Ovviamente nel gioco. Ricordatevi di non stuprare mai Mazzi dal vivo. In ogni modo, pochi cazzi, abbiamo vinto, io no, giustamente. Locke la vinceva, sì. Non so come, ma la vinceva. Sì, sì, sono d'accordo. Non facciamo un blank in No, beh, scherzi a parte. Zem, secondo me, ha ingaggiato molto bene. Secondo turno non mi è piaciuto, però mi ha tolto Jespava, quindi ha avuto ragione lui. ma più che altro... allora, tu hai voluto fare quelle coio là, che sì, hanno fatto un paio di bump interessanti, ma avendo la possibilità comunque di moddare con i tracer, anche se bump, faccio robe strane. Sì, lo so, la mia idea era mi giro ora, così dopo posso fare delle dritte o delle bank. E comunque ho tirato 20 dadi rossi quel turno lì, perché ho fatto 3 spariare, cioè 4 spariare in giù. Ho fatto considera poi ho fatto cosa. 2 danni e un altro discorso. Considera che era una cosa con quelle coio lì, tu avevi una nave che era già mezza morta a raggio 1 e me l'hai shottata, e sono d'accordo, e mi andava benissimo. E Pava che vedeva una nave un po' così per sbaglio, cioè ok, per sbaglio, Dio, ne vedeva due, vedeva sia il rosa che il marrone. No, ok, però nel senso non potevi far focus target, quello è il discorso, cioè Pava vedeva navi a sé
che non le quali le altre no, vabbè, non è vero, giallo, giallo, verde, rosso vedevano tutti il rosa o il marrone. Però Rose avrebbe sparato quello lì davanti, gli altri due scemi avrebbero sparato quello lì davanti. Pava avrebbe sparato, non poteva sparare ad altro, e Pava di solito è quello che è un po'... Ma il concetto era, se riesco a fare dei danni a quello che aveva il Procket su Pava, poi ci insisto, anche perché poi avrei avuto la modifica del Bullseye col giallo, secondo quindi me... avevo delle soft mod dalla mia. Se... Sì, sì, quello... ma quelle ce le hai sempre, non è che le cambi. Secondo me, guarda, ti dico, se avessi fatto uno bank tranquilla, avresti avuto dei focus, avresti picchiato meglio e volendo che schivato meglio. Perché... ma avresti tirato 10 Proton Rockets, però non lo so. Ah, cioè, poi ripeto, il risultato è stato uguale, quindi cioè, ci posso far poco. Però non lo so, non mi dispiaceva farti vampare, farti splittare il fuoco. Ragazzi, chiedo scusa, ma io devo abbandonarvi. Perché... Sì, dai, andiamo in chiusura di questa live. Facciamo un salutone a tutti quelli che ci hanno seguito. Aspetta un secondo, scusate. Ne approfitto per ringraziare la Nazionale per aver... concesso la possibilità ai ragazzi della primavera per poterli sfidare e esercitarsi e introdurre una meccanica di gioco differente dalle grazie approfitto io per ringraziare grazie a voi perché ci siamo da un lato allenati con bellissime partite, devo dire, tutte molto tirate a parte Matti. Sì. abbiamo conoscendo i nostri avversari abbiamo fatto di tutto veramente, veramente bravi, devo dire. I peri sono andati bene. Nonostante i NES, veramente bravi. Sì, no, sì, cioè, anche i non NES hanno vinto qualche partita addirittura. Esatto. Sì, nonostante il NES contro. Okay. Poi vabbè, domani o dopodomani pubblicheremo magari un post riassuntivo su Facebook o magari quando verranno postate tutte le partite registrate, magari meglio. E niente. Grazie a tutti. Buonanotte Swing Italia. La live. Buonanotte a tutti ragazzi. Buonanotte. Buonanotte. Grazie dello stream anche. Ciao ciao.